Quartini, il conflitto di interessi. Ho quest'aula ogni 5 per 2, quando si parla di sanità viene fuori questo conflitto di interessi. Ma ci dite chi è questo conflitto di interessi? Ma lo volete andare a denunciare se c'è un conflitto di interessi? Ma non è possibile se si parla di un farmaco, se si parla di un vaccino, s'alza uno e va in conferenza stampa qui e dice c'è il conflitto di interessi. È facilmente dimostrabile il conflitto di interessi. Pensa che la maggior parte delle linee guida sui trattamenti farmaceutici e sui protocolli terapeutici, sui protocolli diagnostici, sono suggerite dalle società scientifiche che sono sponsorizzate dalle aziende farmaceutiche. Pensa che si potrebbe risparmiare immediatamente la metà delle prescrizioni di antibiotico in tutte le bronchiti acute. Pensa che le linee guida vogliono portare il colesterolo LDL al di sotto di 70 e non è possibile portarlo al di sotto di 70 con gli attuali farmaci. Allora le aziende hanno impostato delle terapie biologiche con anticorpi monoclonali che costano 18.000 euro a fiala. Per fare la diagnosi bisogna fare delle scintigrafie cardiache che corrispondono quasi a 600 raggi X. Quindi vedete che il sistema si sta autoreferenziando perché conviene che si sia malati, perché conviene riscuotere a prestazione. Quello che noi sosteniamo invece è che si deve cominciare a cambiare paradigma, cominciare a lavorare davvero sulla promozione della salute. Noi possiamo fin da ora fare delle sperimentazioni per pagare chi produce salute, per pagare di più quei medici che fanno vivere più a lungo in salute i cittadini, invece di pagarli a prestazione. Possiamo cominciare a fare un ragionamento virtuoso su queste cose e sarebbe praticabile subito. Perché non si fa niente verso l'idea di rendere pubblici tutti i risultati degli studi scientifici che produce Big Pharma? Qual è il motivo per cui la politica si rifiuta ad andare fino a fondo su questo tema? Perché si continua a permettere che Big Pharma ci tenga nascosti il 50% degli studi clinici che fa. Ci tenga nascosti non a noi cittadini, anche ai medici. Anche i medici non hanno accesso a queste informazioni. Perché non ci viene in mente la possibilità di fare una verifica seria e attenta sui farmaci innovativi che di innovativo non hanno niente se non la possibilità di recuperare la fase di brevetto per mantenere alto il prezzo dei farmaci? Si sta parlando di spesa farmaceutica. Il rischio di buco di bilancio c'è sulla spesa farmaceutica. Io vi sto facendo delle proposte su questo. E mi vieni a dire che è demagogia questa. Ma la demagogia vera è quella di lavorare sugli effetti per mantenere un sistema che non funziona e che è destinato a costare sempre di più. Sempre di più viene a costare quel sistema. Allora, dobbiamo averlo il coraggio di fare questo tipo di ragionamento. Si chiede a tutti coloro che fanno le linee guida se hanno conflitti di interesse. Io vi posso dimostrare che spesso dicono di no, ma i conflitti di interesse ci sono perché sono sponsorizzati. Le loro ricerche sono sponsorizzate. E non lo dico io, lo dice il Lancet, lo dice il British Medical Journal, lo dice il New England Journal of Medicine, lo dice il giornale dei medici generici americani. Quindi vedete che questo lavoro bisogna cominciare a farlo, bisogna cominciare a farlo con serietà. Io credo che si possa fare, per questo mi scaldo tanto, perché non è un'utopia quello che io penso.